This is the Tech Tape Show on air every day. Indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a VTech Tape, il programma ufficiale di VTech Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Nato in Gran Bretagna e cresciuto alle isole Barbados. La sua incredibile presenza scenica è stata paragonata a quella di Brian McKnight. Ha iniziato a scrivere con il gruppo hip hop The Tribe. Il suo amore, la passione per il canto e songwriting e la facilità con cui lo fa lo rende un vero professionista nel settore della musica.
Benny S. ha registrato e ha aperto per artisti che vanno da Frankie Valli, Tony Bennett, Sheeham, Wu-Tang, Rick Ross, Ace Hoods, Chantel Lane e Donnie Klang. Hey, what's up, girl? What, don't talk, just listen. See, you didn't think I was gonna find out about you, huh? Not gonna creep and keep around those dudes and you didn't think I was gonna find out. Well, I know about it. Gli Stubborn Jackaroosh sono una band indipendente rock, funk, pop rock, formatasi agli inizi del 2008 dopo diversi cambi di formazione e problemi di ogni tipo, torna alla formazione iniziale più carica e attiva che mai. Dopo varie esibizioni live come cover band e Red Hot Chili Peppers, decide di comporre e incidere inediti propri, inediti che vengono portati live nel 2014. Nel 2015, tra aprile e maggio, con l'incisione dell'EP Mastering Your World EP, i pezzi vengono pubblicati anche online.
power and very as that. Come here, a liar, banner like Bruce. I'm back in heaven, and this is the show. In your depressed case, there's no competition. You don't never regret. I'm proud of your ambition, the queen of the fears. Kids on the world, there is a secret to spur. Now to respect, I'm ready for this. Sono un gruppo rock italiano nato nella provincia romana all'inizio del 2000, quando, dall'incontro di un malato di colesterolo e chiacchiere con dei musicisti alterati, si avvia la realizzazione del progetto musicale Eco Voce, una commistione di suoni e parole, echi di un tempo lontano rivivificato nel metallico suono presente. Il gruppo è composto da Gianluca Grigio, voce, Sergio e Fabrizio Paolacci, corde elettriche, Marco Bruni, basso, Valerio Minna, percussioni e Natale Romolo, tastiere. Scintillavano la notte.
Il gruppo nasce nell'autunno del 2003 dall'incontro tra Patrick e Christian Altieri, rispettivamente piano e chitarra, Alessandro Biancani, batteria, Alex Giatti, basso. Da subito l'intento è stato quello di far convivere le diverse influenze provenienti dai background musicali di ciascuno, rock psichedelico di fine anni 60, elettronica sperimentale a 360 gradi, post-rock e molto altro ancora. I risultati attuali vedono come tratti salienti del sound del gruppo una ricerca accurata di sonorità distese e dilatate, unite ad un'elettronica minimale di concetto, voci senza tempo che ripercorrono realtà intimistiche. I Camera 66 hanno all'attivo un album autoprodotto, registrato al NHQ Studio di Ferrara nel 2004-2005, dal titolo Nessuna fretta di partire, e la partecipazione a due compilation, High Foundation 2005 BZ Records, distribuito da Audio Globe e Natural Born Rockers 2006 NHQ Record. Tra il 2005 e il 2006, Camera 66 hanno suonato a fianco di band quali Jennifer Gentle, 3 in 1 Gentleman Suite, My Awesome Mixtape, Giorgio Canali e Rosso Fuoco, Zen Circus, Le Luci della Centrale Elettrica. All'inizio di gennaio 2008 è uscito il secondo disco, autoprodotto In Sospeso, distribuito da On Hip Records Audio Globe. Dopo una pausa durata anni, i Camera 66 si sono ritrovati e hanno prodotto il loro terzo album, Stasi, sotto l'etichetta Frame by Frame Records. Questo nuovo progetto ha trovato forma nell'improvvisazione, mantenendo le caratteristiche di dissonanza e dilatazione dei suoni che ne fanno la firma di questo gruppo. Anonima Noir è un progetto che nasce nel 2013 dall'incontro del cantautore Niccolò Neri e dei due musicisti Andrea Brizzi e Marco Brozzi. Subito le loro differenti inclinazioni musicali riescono a fondersi per creare un rock alternativo con testi cantautorali. Decidono fin dall'inizio di non uscire sulla rete fino al perfezionamento di Fino all'anima e ritorno, il disco d'esordio che uscirà nell'inverno 2016. Giovanni, gambe lunghe, sempre in fretta contro l'aria bagnata del mattino.
che svadia, lanciarlo in aria fra leggenda e mito, per riportarlo a terra la guerriglia. Spara Giovanni, spara lì, oh, che se colpisci arriva venerdì. Giovanni, scarpe nuove, pelle profumata. Oggi c'è azzurro, freddo, vento e sole. Quest'aria vaga tu l'hai respirata. Odore di catrame, di polvere, di ore. Vieni Giovanni, vieni qui. Non ti sei accorto che oggi è venerdì. Riesci a vedere
La puntata di oggi termina qua. Un saluto da Rossella. Potete trovare il podcast di questa puntata su iTunes e sui nostri canali. This is VTech Tape Show on air every day. Indie music from Tavern di Corciano to the world.